out here. I don't give a fuck and I don't fucking care. Bring it back to the flow, give a dap to your bro, cause the party's so... Sono alla ricerca di Mordor per consegnare l'anello, quello che li unirà tutti. Difficile resistere alla bellezza di questo gioiello che è la città chiusa. Eppure, uscendo dai cammini di ronda e dai vicoli, si possono ammirare altri luoghi affascinanti nel porto dei pescatori o sulle sue spiagge. Concarneau mostra varie versioni dello spettacolo marino, tutte piacevoli. Il suo passato costiero e di piazza forte è evidenziato dai grandi bastioni del XV secolo. La sua intensa vita portuale è descritta dalle oltre 200 imbarcazioni da pesca che animano i moli e le vendite all'asta. La città chiusa è uno dei luoghi più visitati della Bretagna. Due piccoli ponti vi condurranno alle porte della mura, Rue Vauban, l'arteria principale, che è anche costeggiata da deliziose case con insegne in armonia con l'atmosfera della città. Ai lati si possono percorrere dei vicoli lastricati che conducono al porto dei pescatori.
Kimper. Collocata nell'estremo ovest della Bretagna, nel dipartimento della Finistère, la città di Quimper, gioiello sulle rive dell'Odé, il più bel fiume della Francia, è la capitale storica della Cornovaglia. È classificata come città d'arte e di storia e incanta gli appassionati di patrimonio e gli amanti dell'arte bretone grazie alla magnifica cattedrale Saint-Corentin, alla ricchezza dei monumenti, ai palazzi e all'abitazione a graticcio, alla faïencerie Henriot e ai ricami di Pascal Juin, senza dimenticare l'atmosfera e la cultura bretone. Quimper ha decisamente ciò che serve per far restare un lungo weekend, e forse anche di più, se desiderate, per visitare uno dei più bei paesi della Cornovaglia. Ed eccomi a spiegare il perché dell'inizio di questo video. Vedete quel paese là in fondo? Si chiama Locronan. Niente a che vedere con i luoghi dove è stato girato il film Il Signore degli Anelli, ma a noi esser là ha ricordato esattamente questo. Per spiegare questo paese val bene un po' di storia.
I Celti scelsero questo sito per creare un omenton, cioè un percorso sacro scandito da stazioni simboleggianti i 12 mesi dell'anno. Nell'undicesimo secolo Saint Ronan cristianizza il luogo e fonda la città, quella che d'ora in poi in avanti si chiamerà Locronan, che prospera a partire dal XIV secolo grazie alla tessitura delle tele per le vele. In estate la città è tutta nostra, nella morbida luce del mattino che tinge d'oro le antiche pietre. Eleganti dimore degli abbaini scolpiti contornano la piazza. La chiesa di Saint Ronan e la Chapelle du Penitent affiancate formano un'unica facciata senza confondere i loro gargoyle, credo si dica così. Nella navata il pulpito e la vetrata principale ripercorrono numerosi episodi religiosi. La bellezza intatta della città viene messa in lucide anche da attività pagane. Numerosi film hanno celebrato questo scenario unico. Esempio, Tess di Roman Polanski, Chouin di Philippe de Broca e Una lunga domenica di passioni di Jean-Pierre Jeunet, per citarne alcuni. I cineasti apprezzano questa cornice rimasta intatta nel tempo, libera da cavi elettrici, da antenne e da semafori.